Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. Oggi parleremo di monocompatibilità e correlazione di fase. Allora, ormai vabbè, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, sempre di più la musica viene ascoltata su casse Bluetooth, dispositivi monovari come telefoni e tutto quello che sappiamo. Quindi diciamo che a differenza degli anni in cui la musica veniva ascoltata solo in macchine, sugli impianti stereo, wifi o sulle classiche cuffie, diciamo che la monocompatibilità ha assunto una caratteristica molto importante per quanto riguarda la qualità di un mix. Adesso ovviamente ci tengo a precisare che non è che voglio dire che sia una di quelle cose che se non c'è il mix fa schifo, però comunque tirando le somme ormai, se volete arrivare, molto probabilmente gran parte del vostro pubblico ascolterà i vostri mix o la vostra musica su Spotify col telefono oppure con la solita cassa Bluetooth, quindi diciamo che essere sicuri che il mix che avete fatto suoni bene in mono è sicuramente un punto di vantaggio per conquistare più fan possibile, vediamola così. Ci tenevo oggi a parlare di questo argomento perché penso che ormai sia un argomento super importante, a prescindere se l'idea della monocompatibilità piaccia o meno. Penso che a tutti quanti voi sarà capitato almeno una volta di riascoltare il lavoro che avete fatto su un dispositivo mono, quindi ripeto, cassa Bluetooth, telefono o simili, e un elemento che magari pensavate fosse super presente è quasi scomparso, oppure comunque si sente molto più basso di come pensavate. Questo perché succede? Questo succede perché probabilmente avete fatto qualcosa che ha reso quell'elemento poco monocompatibile, ovvero che in regia sui monitor stereo oppure sulle cuffie, insomma dove avete mixato, avendo un canale sinistro e un canale destro, questa cosa si sentiva bene, si sentiva bella larga, bella presente e tutto. Però chiaramente se non avete rispettato qualche criterio che appunto indicherò in questo video che riguarda la monocompatibilità, quando passate il vostro mix su un dispositivo mono questo elemento scompare. Ora la domanda è: esiste un metodo o un modo per capire in anticipo se il nostro mix oppure gli elementi che lo compongono rispetteranno una sorta di monocompatibilità? E giustamente se c'è un modo appunto per monitorare questa cosa? La risposta è sì, il modo c'è. Innanzitutto ci sono molti strumenti per ascoltare il proprio mix in mono anche da un sistema stereo, ma oltre al fatto appunto dell'ascolto di prova c'è un parametro che ci indica molto bene se il nostro mix oppure qualche elemento del nostro mix sia monocompatibile o meno. Questo parametro si chiama la correlazione di fase. Adesso, che cos'è questa correlazione di fase? Allora, correlazione di fase è un parametro che molto spesso viene rappresentato tramite un meter che va da meno 1 a più 1, quindi diciamo a 3, chiamiamoli capisaldi, che sono meno 1, 0 e più 1. Quando il valore della correlazione di fase è più 1, vuol dire che il nostro segnale è completamente mono, quindi vuol dire che su left e right stanno andando due cose esattamente identiche. Quando la nostra correlazione di fase è 0, vuol dire che left e right sono totalmente diversi, quindi significa che abbiamo un segnale totalmente stereo. Quando invece la nostra correlazione di fase è negativa, quindi nel caso limite meno 1, vuol dire che su left e right stanno andando due segnali che sono identici ma invertiti di fase, quindi su left ci sarà un segnale e su right ci sarà lo stesso segnale ma invertito di fase. Questo diciamo che significa che alla fine left e right, se li andassimo a sommare, si annullerebbero. È il motivo per il quale la correlazione di fase ci fa capire molto bene come tradurrà un mix oppure un elemento del mix in mono, perché se la nostra correlazione di fase segna più 1 vuol dire che cosa? Che su qualsiasi cassa mono sentiremo il nostro mix o l'elemento del mix che ci interessa identico a come lo sentiamo in stereo. Se invece la correlazione di fase segna meno 1, quell'elemento in mono scomparirà totalmente, quindi avremo un elemento che si sente da paura in stereo e che non apparirà affatto su un ascolto in mono. Detto questo, adesso vi faccio vedere davanti alla schermata stolta di Ableton, perché stavo lavorando su un pezzo su Ableton Live, quindi non Pro Tools. Sicuramente qualcuno di voi sarà contento che cambiamo DAW ogni tanto. Comunque vabbè, adesso vi faccio vedere lo strumento che ho scelto di utilizzare e i casi limite e soprattutto come questa cosa poi può essere controllata in maniera adeguata. Ok, eccoci davanti alla schermata di Ableton Live. Qui ho la sessione di un pezzo synthwave che stavo producendo, quindi una cosa bella sintosa, bella elettronica.
E lo strumento che ho scelto di utilizzare per spiegare il concetto di, insomma, correlazione di fase e di monocompatibilità è lo Zone Imager, che in pratica è un plugin gratuito della iZotope, tanta amata iZotope, e ci permette sia di controllare la stereofonia della nostra traccia. Io l'ho caricato sul Mixbus, però lo possiamo caricare su qualsiasi traccia, quindi sia di allargare la stereofonia al 100%, sia di ridurre la stereofonia al 100%, quindi rendere quello che stiamo ascoltando mono, e soprattutto ci rappresenta molto bene sia come è distribuito il nostro segnale nel panorama stereo, ma ci indica anche la correlazione di fase. Quindi vedete, adesso io vi mando in play il brano per farvi vedere come si muove il tutto. Vabbè, avete visto come questo meter, questo è il meter della correlazione di fase appunto, avete visto come si muove? Diciamo che sta sempre pressoché in zona positiva, quindi tra 0 e più 1, però oscilla parecchio, e diciamo che quell'oscillazione, adesso vi spiegherò cos'è. Quindi diciamo, io ho caricato questo plugin sulla mia catena di master, quindi qui, l'ho messo qui, questo è il canale master, e adesso vi comincio a isolare un po' di elementi per farvi vedere come si muove. Per esempio, isoliamo casse rullante. Come vedete, casse rullo li ho resi molto mono, ovviamente, perché stanno al centro, e la parte, diciamo, che fa oscillare un po' il meter è sicuramente l'effetto stereo, quindi i vari riverberi e i vari ambienti che ho messo, probabilmente solo questo. Proviamo a disattivarlo. Vedete, se tolgo il riverbero su cassa rullante, automaticamente questo meter sta molto più su più 1, quindi vuol dire che diventa molto più mono e quindi di conseguenza molto più monocompatibile. Adesso vi mando di nuovo casse rullante in solo, stavolta riattivando il riverbero, e piano piano scendo con la width del plugin in modo da rendere l'ascolto mono, e sentite quello che succede. Vedete che appena passo in mono, vabbè, a parte che ovviamente il meter sta fisso su più 1 chiaramente, ma quello che succede è che tutto quello che ho, cioè tutto l'ambiente che ho, si riduce drasticamente, perché probabilmente l'ambiente di cassa di rullante, quindi quel riverbero in stereo, crea qualche cosa strana sulla fase, che ovviamente in mono si perde perché ha correlazione di fase negativa. Ora vabbè, vi faccio sentire anche un synth, sempre guardando questo meter, vi faccio sentire il synth che fa la melodia. Vedete, anche qui l'attacco delle note sta più o meno in zona positiva, però tutto quello che è effetto, quindi il chorus, i vari delay, il riverbero, fanno andare il meter verso lo zero, probabilmente anche a negativo, perché anche qui chiaramente gli effetti stereo, che giocano molto sul timing, come chorus, come LFO in questo caso, ma anche come ping pong delay,
creano uno sfasamento temporale tra left e right che chiaramente porta la nostra correlazione di fase verso il negativo. Adesso vi faccio vedere il caso estremo di questa cosa, così magari lo capite meglio. Io qui mi sono messo una traccia mono di synth, sempre della melodia, che è questa. Vedete, è mono e ovviamente quindi sta a correlazione fissa più 1. Adesso io duplico questa traccia e che faccio? Duplichiamo, mettiamo la prima tutta a sinistra e la seconda tutta a destra. E quindi cosa succede? Se io adesso mando in play... Vedete, ovviamente essendo la stessa traccia duplicata, pannata una volta a sinistra e una volta a destra, ho comunque un segnale che mi risulta mono perché sono la stessa identica cosa, quindi non è comunque una cosa stereo, ovviamente. Però adesso provo a invertire la fase su una delle due, quindi ho invertito la fase su quella di destra. Proviamo a mettere play e vediamo che succede. Vedete, abbiamo il meter fisso a meno 1 e se state ascoltando questo video con delle cuffie oppure con dei monitor buoni, insomma su un dispositivo stereo che vi fa sentire bene left e right, sono sicuro che quando ho messo play in questa situazione vi ha dato anche un po' fastidio, perché chiaramente che cosa succede? Quando la correlazione è totalmente negativa, abbiamo questa sensazione che appunto mentre su un canale l'altoparlante sta spingendo, nello stesso istante l'altro canale, l'altoparlante sta tirando e quindi... ci crea una situazione di confusione perché non riusciamo a capire se il suono ci vuole, diciamo, spingere oppure tirare. E questo chiaramente cambia da sinistra a destra e quindi abbiamo la sensazione che io la descrivo un po' come se il cervello ci stesse per esplodere. Ora, proviamo a mettere in mono questa situazione. Vedete, se metto in mono, chiaramente questa situazione in cui avevo la correlazione di fase completamente negativa, il segnale scompare totalmente. E questo è il motivo per cui degli elementi, quando ascoltate il vostro mix in mono, scompaiono, perché probabilmente hanno una correlazione molto 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 nella regione negativa del nostro meter e quindi chiaramente quando andiamo in mono questi elementi scompaiono perché sommando left e right si crea una sottrazione che fa scomparire il suono. È lo stesso concetto della fase in mono, solo che qui ce l'abbiamo tra left e right. Quindi il punto è questo, che tutte le cose che noi abbiamo in correlazione di fase negativa andranno a scomparire in mono. Ovviamente io adesso ho creato un caso estremo, però ci sono tante cose, come ho fatto vedere prima, che effettate poi con tutte le varie cose che succedono nella stereofonia, negli ambienti, nel chorus, nel delay tipo ping pong e tutte quelle robe là. Non si crea una fase totalmente negativa, però si crea una fase che tira un po' negativo e quindi magari rischia di affossare un po' l'elemento che sentiamo bene in stereo quando lo andiamo a ascoltare in mono. Ora, detto questo, quindi la chiave di tutta questa storia qual è? La chiave di tutta questa storia è che noi quando mixiamo va bene fare la stereofonia grossa e tutto quanto, però bisogna sempre controllare se c'è una correlazione accettabile, perché se no che cosa succede? Che in mono non sentiamo praticamente più niente di quello che stiamo sentendo in stereo, quindi trovare un compromesso. Ve l'ho fatto vedere sui synth, però ci sono dei casi in cui il discorso è un po' più preoccupante. Per esempio ricevo a volte dei brani da mixare in cui ho una chitarra acustica registrata in stereo, magari con una tecnica o RTF o simili, che non hanno una fase molto chiara, e vengono messi left e right e suonano molto bene quando vengono ascoltati in stereo, però hanno una correlazione negativa. Poi quando si va a riascoltare quell'elemento in mono non torna. Io in genere questi problemi ovvio o invertendo la fase del right, oppure a volte ritardando o anticipando leggermente il left rispetto al right o viceversa, perché chiaramente ricordate sempre che la fase è soprattutto tempo, quindi se riuscite a creare un piccolo ritardo, un piccolo anticipo, può essere che la risolvete facile e quindi vi ritrovate di nuovo una correlazione positiva, quindi vi ritrovate una stereofonia bella larga come ce l'avete prima, però con la differenza che è monocompatibile. Quindi per concludere,
L'idea è che ogni elemento va sempre controllato per quanto riguarda la correlazione di fase e quindi la monocompatibilità, e magari potreste ogni tanto anche sentire come si sente un elemento in mono se sapete che avete giocato molto sulla stereofonia, per esempio questi accordi di synth. Vediamo in mono come uscirebbero, quindi porto la width a meno 100%, quindi mi sto mettendo in mono, e controllo come si sentirebbero. Vedete che ecco, in questo caso c'è molta stereofonia, però quando metto in mono l'elemento non è che viene portato tanto dentro. E l'altro check finale che potete fare, ovviamente mettete in play tutto il mix e anche qui switchate da mono a stereo e vedete se bene o male vi tornano tutti i volumi. Vedete che nonostante c'è tanto lavoro fatto sulla stereofonia grazie agli effetti, comunque quando metto in mono gli elementi che fanno gli accordi, le melodie e tutto, anche se inevitabilmente si stringono, comunque rimangono belli presenti e facili da percepire. Quindi diciamo che io in questo caso, per questo mix, sono soddisfatto della monocompatibilità che ho riportato. Direi che questo era quello che avevo a dire sull'argomento. Come già detto, vi lascio il link per scaricare lo Zone Imager nella descrizione. Ci tengo anche a dire che è pieno di questi strumenti, sia di meter, sia di stereo widener per togliere e aggiungere stereofonia, quindi poi ovviamente uno vale l'altro. Io ho pensato di utilizzare questo per il video, giusto perché diciamo era comodo, perché aveva tutte e due le cose in un solo plugin, ma in genere uso anche altre cose che ho acquistato. Questo però era buono perché era gratuito, quindi così. Vabbè, detto questo, io vi saluto, per oggi è tutto, love!